E what a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Separate Ways. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno economico è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare. Ve ne chiedo veramente pochissime, per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori su questo incredibile DLC di Resident Evil 4 Remake. La volta scorsa abbiamo giocato appunto soltanto il primo capitolo che ci ha introdotto quindi a Ada, il personaggio che guideremo appunto in questo DLC. Abbiamo visto poco e niente, ma è stato davvero molto molto interessante. Ci ha introdotto anche ad un nuovo bellissimo nemico, alquanto disgustoso oserei dire, ma vabbè, direi di non perdere tempo e andare a giocare. Mentre soccorre lui, Ada viene interrotta dalla creatura incappucciata. I due sono costretti a separarsi, ma si danno appuntamento per rivedersi alla chiesa, esattamente lì che dobbiamo arrivare, ragazzi. Quindi vuole che io recuperi l'ambra. Un oggetto che sembra pericoloso. Mi domando in che modo abbia intenzione di usarla e chi ne pagherà le conseguenze. Perché c'è sempre qualcuno che deve pagarle. Solitamente i meno fortunati. Io l'avevo capito e l'avevo accettato finché quella notte a Raccoon City ha cambiato tutto. Ok. Beh, alla fine delle cose. Ok, quindi questa diciamo una vera e propria intro a questo DLC dopo il capitolo 1 che è stato appunto l'introduzione fondamentalmente. Mi sto dirigendo al punto d'incontro con Luis. C'è sempre più fermento tra los Illuminados. Non ti distrarre. Ricevuto, passo e chiudo. E quindi lei è stata appunto ragazzi ingaggiata per recuperare questa benedetta ambra e quindi alla fine delle cose lei dice vabbè, a me poco interessa quello che ci farà, vengo pagata solo per recuperarla, quindi poi cosa ne fa sono cavoli suoi fondamentalmente. Quindi allora devo un attimino ragazzi riprendere dimestichezza coi comandi, perché fra The Last of Us, questo eccetera eccetera, a volte mi confondo un pochettino. Quindi allora così si apre la mappa, ovviamente la chiesa ragazzi poco più avanti fino alla certa dovremmo attraversare tutto sto bel posticino. Così apriamo il nostro bel inventario, attualmente ho soltanto una piantina verde ragazzi, quindi allora se il coltello da cucina lo prendo volentieri e direi che facciamo una bella uccisione silenziosa che però sembrerebbe aver allertato anche altri. Si sono accorti di me? Allora, qui non c'è nulla, quindi mi sa che non ci resta, ragazzi. Allora, là già sto vedendo una bella piantina verde, ma... Ok, andiamo. Intanto col nostro batrampino bellissimo, incredibile. Ammazziamo questa bella signora. Anche lei, zitta, zitta. Ecco qua, prendiamo questa bella polvere da sparo. Nel barile una pianta rossa. E io la combino subitissimo ragazzi. Una bella miscelina di piante. Perfetto. Pronta da usare. Sì. Voi continuate pure a far casino là sotto. Ragazzi non vi preoccupate che tanto fra un po' ci vediamo. Ok, lì ce n'è un altro di spalle che ci aspetta, che non si accorge di niente, tra l'altro, e lo ammazziamo subito. Pejetash, il coltello ha ancora dell'uso, per fortuna, quindi intanto raccogliamo questa. Rompiamo questi due barilotti, munizioni per mitragliatrice e Pejetash. Ok, infatti per ricaricare continuo a premere R2 quando la ricarica con R2 è su The Last of Us. Continuo a fare confusion. Che cos'era questo rumore? Che cavolo. Ma qua c'è il Oddio, sta arrivando un intero esercito, ragazzi. Io direi di preparare una bella granatina perché... temo che a momenti esploderà tipo tutto quanto. Qua c'è pure una bomba a sensore. Anello con rubino.
Ma incontreremo di nuovo il caro Eusti, ragazzi. Io direi di disarmarla questa, visto che ci siamo. Non vorrei correre il rischio di esplodere quando meno me lo aspetto. Pianta verde, sì, sì, sì. Tu sei tutto, amico. Tu sei tutto, caro, ma facciamo così, ecco. Direttamente ci togliamo il pensiero, perché tanto continuare a brontolare non ti servirà poi a molto. Quindi allora, io direi di quasi quasi incominciare a correre, ragazzi. Raccogliere queste pejetas, rompere scatola, mitragliatrice, pejetas. Qua dentro c'è qualcosa? Sì, munizioni pistola, va benissimo. Va benissimo, veramente benissimo. Il fatto è che di qua non si passa, quindi temo proprio che dovremo andare incontro, ragazzi, a quella massa di gente che sta arrivando da oltre quel cancello. Per la gioia di grandi e piccini, assolutamente. Scusate, facciamo prima a fare così. Il nostro caro amico però... Ehi! Oh, approfittiamo! Vai! Colpisci! Colpisci! Ancora di nuovo! Vai! E di nuovo! Quanto cacchio è resistente sto maledetto pezzo di sterco? Ok, è morto, è morto. È morto, direi di usare la pistola contro questi un po' più piccoli, ragazzi. Via così. Oddio, Con garbo, amico, con garbo. Oddio, l'ho già mancato due volte. Meraviglioso, davvero meraviglioso. Oddio, scusa. Però devi capirmi, la mia mira fa abbastanza schifo. Allora, pesetas, zaffiro, pesetas e pesetas. Allontaniamoci un attimo da questa situazione di merda. Minchia, come mi è mancato, amico, come mi è mancato. La cara signora, sì, muori, muori, muori. Ammazzalo, 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 ammazzalo. Oddio, che cacchio è mo? Ciao ragazzi. Facciamo così, direttamente, eh? E ci togliamo ogni pensiero. Oddio, c'è sta l'altra signora. Salve signora. No, sei una pezza, una maledetta, va bene? Una maledetta, cazzaro, la miseria con la mia mira, ragazzi. È andata a fuoco, è andata a fuoco, è andata a fuoco. Vai, 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 colpisci. Con cattiveria. Pejetas, pejetas ancora. Lei ha qualcosa da rilasciarmi, signora? Per caso. Qualcosa interessante? Polvere da sparo, polvere da sparo e coltello da cucina. Ci piace. Chi altro c'è? C'è qualcun altro che ci aspetta? Oddio, sì. Sembrerebbe proprio di sì. È là sopra il caro amico, che cerca di evitarmi ovviamente. Ma se cadesse sarebbe davvero meglio. Perfetto. Ok, adesso possiamo tirare un leggero sospiro di sollievo. Piantina gialla. Piantina gialla, ragazzi. Direi di combinarla assolutamente. Oddio, adesso non è che mi serva poi così tanto la salute. Però le miscelerò comunque, ragazzi. E le userò fra un attimo, quando magari mi servirà un po' più di recupero. Quindi pesetas, risorse L. Qua possiamo arrampicarci. Però vediamo prima se c'è qualcos'altro. Di qua sembrerebbe niente, ma comunque non si passa. Quindi visto che noi abbiamo un battrampino, ovviamente lo utilizziamo. Bene, allora per mitragliatrice non è che mi sia rimasto poi tanto. Però possiamo fabbricarci qualcosina. Direi di fabbricarci appunto munizioni per mitragliatrice. E visto che ci siamo, ragazzi, munizioni per pistola, che non sono mai abbastanza comunque. Quindi ricarichiamo, ricarichiamo e andiamo avanti tutta con l'intrepida Ada, che non ha paura di niente. Oh, ah, ciao. C'è una bella folla qui. Chissà come mai sono così agitati. Ma chissà. La figlia del presidente. Ah, sì. Senza dubbio. Beh, tempismo sbagliato. Il villaggio ormai è infetto, completa saturazione locale. Ho letto i documenti. Ci penso io. Che pensi me? La figlia del presidente. Ma chi sarà mai? Granata frammentazione. Peccato avercela presente, ragazzi. Il corvo mi dà qualcosa, vero? Oddio, che cosa brutta che ho appena fatto, ma vabbè. Raccogliamo queste pejetas. Rompiamo questo bariletto. Polvere da sparo, va bene. Ci piace, ok. Continuiamo. Poi come al solito, ragazzi, noi
andiamo all'inseguimento di Luis. Pure quando era con Leon dovevamo trovare sto benedetto Luis, che era così sfuggente, sempre sfuggente quest'uomo. Chi è? Che se... se lo sai, stai avanti, amico. Hai il dono dell'onniscienza, è fantastico. Permesso? Salve? Mazza, ma che è? Certi versi, certi versacci, ragazzi. Un altro coltello da cucina. La madonna. Mica c'ha una colica. Che sta succedendo? Allora, di qua comunque non si esce. Perché questo posto mi ricorda qualcosa di brutto? Di negativo? Non so, c'ho questa brutta sensazione, ragazzi. Non mi piace. Credo che comunque qui con Leon ci siamo stati. O comunque era un luogo molto simile. Allora, facciamo piano, ragazzi. Vediamo se questo possiamo ammazzarlo senza fare casini. Ciao bello, vi è qua, grazie. Cerchiamo di attirare quanto meno possibile attenzione. Pesetas, piantina verde, barilozzi, risorselle, pesetas. E sì, lo so che voi siete parecchio arrabbiati, ragazzi, però tutta questa rabbia non vi fa bene, capite? Dovete un attimino imparare a elaborare le cose che vivete, perché se no vi fa vivere molto meno, capite? Ammazziamo questa bella signora. Anche lei zitta zitta. Perfetto, Pegetas. Perché sento grugnire? Sento un grugnito molesto. Oh, perché c'è un maiale. Allora, facciamo così, guarda, direttamente. Una forastera! M'hanno visto, m'hanno sentito. Certo, li ho fatti saltare in aria, mannaggia a me. Il peseta, spolvere da sparo. Pronti, signori, pronti. Quanti siete? La madonna, scusate, Ecco qua. Oh, allora, quando possiamo fare così, facciamo così, ragazzi, che è molto meglio. Pesetas e pesetas, va bene. Oddio, chi è? Oh, madonna santa, sta arrivando agguerritissimo, ragazzi. Ciao, bello. Ciao bello, non so se farò in tempo a colpirlo. Proviamoci. Boom, bitch. Sei morto? Sì, è morto. Calcio volante. Va bene, andiamo. Queste sono due scatolotte che ci aspettano. Con pesetas e pesetas. Minchia, regà, ho già ammucchiato 13.000 pesetas. Lo so che voi non lo vedete perché ci sta la mia faccia davanti. Però vabbè. Allora, andiamo. Qua c'è il cimitero. Ah no, io mi sto confondendo, ragazzi. Non siamo ancora alla chiesa. Ecco perché sentivo dei grugniti. Ci stanno questi bei maialozzi qua che fanno i loro giretti. Mangiucchiano, defecano. Barile, allora, granata e munizioni per mitragliatrice. Ci piace. Di qua invece vedo un bel baule che contiene una bella caraffa. Vabbè, ma qua ci si possono... Certo, si possono combinare le pietre. E queste posso già combinarle, ragazzi, con la caraffa. Top. Una e two. Ecco qua. Allora, per quanto riguarda quindi questo bracciale sontuoso, ci servono due gemme, ma ragazzi, rettangolari, che attualmente ovviamente non abbiamo. Quindi suppongo proprio che a breve dovremo rivedere Eustachio, mi auguro, perché ci danno se no pesetas e roba da poter scambiare col mercante. Mi pare abbastanza ovvio. Oh, ma c'è anche una bella mucca. Anzi, penso sia un toro questo, non lo so. Il corvo, niente, l'ho voluto risparmiare e l'ho voluto risparmiare. Allora, di qua c'è il lago, ve lo ricordate il lago, ragazzi? Oddio, io certo che me lo ricordo. Chi è che mi ha lanciato una freccia? Chi è stato il cafone che ha cercato di colpirmi così? Ah, siete voi. Salve. Facciamo così, va. Troppo, no, sono arrivata in ritardissimo. In ritardissimo. Intanto vado a fuoco, va bene. Minchia, raga, che mira tremenda. Cioè, a questo gli ho sparato due volte in testa e non è morto. Cioè, c'ha la faccia spappolata e non è morto. Oddio, assoreda. Mi sa che è arrivato il momento di curarci, ragazzi. Direi proprio di sì. Così ci allunghiamo anche un po' la vita. Sì, te muori, grazie, prima di fare qualsiasi cosa. Pesetas, è la info... Ah, è la signora, che è così simpatica da lanciarci dardi come se non ci fosse un domani. Regà, solo io potevo fare una cosa del genere. Aveva mirato male, ha lanciato il dardo dove io non ero e me so messa sul dardo. Va bene,
Genialata, davvero genialata, vero? Assolutamente. Ah, ecco, così possiamo usare il rampino, ragazzi, anche da lontano. Salve, signora. Bellissimo, bellissimo. Il bat rampino è fantastico. Pejetash. E di qua mi sa proprio che non c'è più niente. Quindi possiamo salire. Come sempre. Ancora più in alto. Opla. Cosa scrutano i tuoi occhi di elfo? Sorprende. Gentile a tenerli occupati per me. Una vecchia cotta. E adesso cerchiamo un'altra strada per la chiesa. Come sempre, un'altra strada. Bisogna sempre cercare un'altra strada. A cipigna. Allora. Questa via promette bene. Intanto che Leon se la vede lì col macello, io proseguo di qua. Salve anche a lei, buon uomo. Direi che, ecco, può direttamente, ecco, fare una cosa, stare giù, va bene? Grazie. Allora, Pejetash. Dopodiché, scatolozza. Pejetash a risorse S. E di qua mi sa proprio che non c'è niente. Quindi possiamo salire. Questa volta usiamo una semplice scala, giusto per ricordarci che possiamo fare anche cose un pochettino più normali, oltre ad usare il rampino, il bat rampino magico. Via! È fantastico. Oh shit. Questo coso sta per crollare. Temo, direi di fare veloce. Queste cose non sono affatto sicure. Sta per crollare anche questo. E vai! Salve signora! Muoia anche lei. Grazie. Grazie davvero di cuore. Va bene, allora. Diario. Diario dell'abitante del villaggio. Oggi la campana ha suonato. Era passato tanto tempo dall'ultima volta. Questo suono è la chiamata del nostro signore. Tutti gli abitanti del villaggio si sono radunati alla chiesa per ascoltarlo. È stato ancora una volta generoso. Diventiamo sempre più uniti, le nostre menti si fondono in una sola. Ha persino detto che presto i miracoli da noi generati illumineranno il mondo intero. Quale saggezza! Quale compassione! Grazie alla benevolenza del nostro signore riceveremo una medicina che curi la nostra follia. Non vedo l'ora di sentire di nuovo il suono della campana. Evviva, evviva. Sono tutti matti. Questi simboli mi ricordano qualcosa. Sì, perché se non sbaglio c'erano, ovviamente, ragazzi, nel gioco principale. Non so se ci serviranno anche stavolta. Anche se io sto vedendo simboli vari, bla bla bla. Elimina i medaglioni blu. Io giusto un attimo fa, ragazzi, voi non mi potete credere, ma giusto un attimo fa mi stavo chiedendo se mai avremmo avuto la sfida dei medaglioni blu anche in questo DLC. Ma hanno risposto tipo l'attimo dopo. Quindi in questa zona sarebbero 4 medaglioni. Quindi quelle cianfrusaglie schifose deturpano l'aria. Certo, siccome l'aria, capito, è un gioiello, ragazzi, giustamente i medaglioni danno fastidio, tipo quello là sopra. Invece di dire che abbelliscono, salve, un pochettino l'aria, la rendono schifosa. Va bene, sono troppo lontana. Ah, forse potevo colpirlo, raga, col rampino posso. Io può, cavolo. Allora, Pejetash. Immagino proprio che avrei dovuto fare un po' più di attenzione ai simboli, ragazzi. Perché di qua non si può andare più da nessuna parte. Quindi adesso impiegherò tipo mezz'ora soltanto per capire come risolvere questo dannatissimo enigma. E qual è l'ordine? Quindi allora, lì ci sono tipo due tette. Questo è un uncino, tipo un uncino, una J vista da sotto. Un pesce e una palla? Non lo so. Quanti simboli saranno? 3, 4, perché qua ce n'è un altro. Sì, quindi saranno 4. Quindi ho detto sembrano due tette, quindi non so se sarà questo o questo. Boh. Due tette, una J rovesciata. Fatto sta che qua non c'è alcuna J rovesciata, quindi probabilmente li devo guardare da una certa prospettiva. Immagino, no? Allora, qui ce n'è un altro. Pure queste sembrano due tette. Ma questo è un simbolo unico. Quindi suppongo che sia quel simbolo là, ragazzi, che devo guardare un attimino meglio. Fatemi vedere, bravo a chi lo capisce. E chi lo sa? Ah, pure quando era, ragazzi, nel gioco principale ci avevo messo tempo con questi maledetti simboli. Perché comunque la cosa non è chiara.
Non è per niente chiara. Ho detto che sembrano due pesci. Chissà se mai è questo. Boh. Allora, l'ultimo dovrebbe essere questo che ha due occhietti. Raga. Sto fresca, signori. One eternity later. Oh, ok. Completamente a sedere, ragazzi, perché alla fine ho detto proviamoli un attimo tutti quelli che sembrano dei pesci e magari uno funzionerà. E infatti è andata così, ma tu guarda un po'. Oddio. Pistrelli! Pistrelli! Vogliono succhiare il mio sangue. Andiamo. Whee! Oh, ecco la chiesa. Ecco la chiesa. E qua c'è il cimitero, qua c'è il delirio. Allora, vediamo un attimino se riusciamo a fare qualche uccisione stealth senza che succeda il macello veramente, ragazzi. E qua, mannaggia a te, state fermo. Fermo un po'. Ok, allora lì c'è un altro, sta scavando la fossa probabilmente a questo qua. Fra atroci tormenti sembrerebbe, perché si lamenta, ragazzi. Sì, sì, sì. Voi sapete sempre tutto, ragazzi, ripeto, eh. Ok, facciamo fuori pure lui. Zitti, zitti, come al solito. Munizioni. Ecco, m'hanno visto? Ma che cari. Sì, che cari, davvero. Non ci prova. Pezza di merda che non sei altro, ma veramente, eh. Ok, pesetas. Chi altro c'è? Oddio, salve, buon uomo. Non l'avevo vista. Via. Ok, è morto? Non è morto, non è morto. Maledetto, sta giù. Sta giù. Ok, 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 a posto. Pesetas. Prima ho preso, credo, delle munizioni per pistola, ragazzi. Se non erro. Ricarichiamo un attimo. La signora, sì, ho già preso tutto quello che potevo prendere. Barilozzo. Pesetas a go-go. Dopodiché di qua. Quest'uomo non mi ha rilasciato un caspero. O forse l'ho preso prima. E caspero, ragazzi, l'ho coniato giusto adesso. Sappiatelo. E io mi sono completamente dimenticata dei medaglioni. Ah, sono veramente un genio, ragazzi. Credo che ormai siano belli che andati. Infatti erano tutti in questa zona qua. E niente, niente, come al solito. Come al solito, ragazzi. Non mi smentisco mai, va bene così. Dai, tanto lo sapete che nelle mie serie, ragazzi, le cose secondarie rimangono secondarie, per l'appunto. Quindi direi che possiamo andare. Spero di aver preso tutto. Luis, ma dove sei? Sparito di nuovo. Come al solito. Forse gli dovrei dare una mano. A chi? Ah, per la questione della campana? La campana. Sì. Ah, ecco! Dai, non ci credo. Questo è il momento, ragazzi, in cui Leon era tipo ormai spacciato. E alla fine tutti se ne andavano perché aveva suonato la campana. Adoro. Tenemos que servir. Figata. Questo era l'inizio della storia principale. Cioè, alla fine si vedeva Resident Evil 4. Poderoso. Che figata, regà. Tranquillo, Leon. Questa volta è gratis. Fantastico. Toppe! Non puoi aspettare, Luis. Epico, epico, il mio cuore quasi si fermò. Sì, ma... Abbiamo perso il segnale di Luis mentre era nei dintorni del Bene. Villaggio. Aspettati il peggio.
È il territorio di Mendes. C'è la sua casa. Forse vale la pena darci un'occhiata. Fallo. Fallo. Devo cercare per conto mio. Mm-hmm. Ok. Sapevo che avrebbe creato problemi. Lo sapevamo, e nonostante tutto abbiamo fatto finta di niente. Vabbè, fatto sta che qua ovviamente, ragazzi, non è cosa per noi in questo caso. Quindi bisognerà tornare al villaggio, tra l'altro. Ma quello che io mi sto chiedendo è: per salvare la partita... Oh, salve. Per salvare la partita... Ma questi mi fanno qualcosa o stanno andando... Ah, stanno andando semplicemente alla campana. Ok, allora mi sa che ci conviene, ragazzi, tipo correre tantissimo, ma veramente tantissimo, prima che si accorgano che sono stati ingannati. E salve, sì, salve. Su, andate in chiesa. Non volete fare tardi. Mi raccomando, la confessione. Per salvare durante i capitoli... Ah, eccolo! Ma perché... Cioè, regà, com'è possibile che io faccio le domande e le risposte arrivano tipo immediatamente? Eusti! Straniera. Straniera. Ciao! Hai scelto un bel posto per il tuo negozio. Straniero. Già, e guarda chi viene a trovarmi. Mm-mm. Bene, bene. Adoro! Questa è la prima volta che facciamo affari. Mi auguro che sia un incontro memorabile. Lo sarà, Eusti, lo sarà. È sempre bello rivedere il caro vecchio. Benvenuta. Eusti. Grazie, caro, grazie. Ci sono tante altre cosette interessanti, mia cara. Ok, allora, intanto quest'anello con rubino e questa caraffa, ragazzi, possiamo venderli, quindi via. È stato un ottimo affare. Perfetto. Allora, per quanto riguarda, ragazzi, i nuovi acquisti, vale il prezzo che costa. Direi che ovviamente aspetterò i vostri consigli, perché qua per esempio c'è un nuovo tipo di pistola. Ci sono, regà, anche mirini. C'è il fucile a canne mozze che mi piace, ma purtroppo per ora ho spazio insufficiente. E in più, ovviamente, anche, ragazzi, la carabina. Quindi per quanto riguarda le nuove armi, direi che aspetterò appunto, ragazzi, un vostro parere prima di spendere soldi. Di tanto comunque la prossima volta ripartirò da qui, quindi gli acquisti saranno la prima cosa che farò, ragazzi. Cercherò di procurarmi qualsiasi cosa di cui tu possa avere bisogno, va bene? Grazie, caro, grazie. Per cui, ragazzi, allora, quest'oggi ovviamente non abbiamo finito il capitolo 2 perché... appunto, immaginavo che comunque la durata dei vari capitoli fosse diversa. Però poco importa, vi ho detto che appunto la serie su questo DLC, ragazzi, voglio che abbia video non estremamente lunghi. Quindi la durata di una mezz'oretta direi che va benissimo, me l'avete confermato anche voi. E quindi, ragazzi, come sempre aspetto i vostri pareri e consigli qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E un budoscio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!